Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Alcuni giorni fa, rispetto al momento in cui sto girando questo vlog, è uscito il nuovo iPhone 11 o iPhone 11 e tutti subito si sono tuffati a tessere le lodi di questo spettacolare dispositivo che fa veramente un po' di tutto, grandi innovazioni soprattutto sul lato delle fotocamere, del processore, eccetera eccetera, certamente qualcosa di molto interessante. Io oggi potrei parlarvi di smartphone oppure potrei parlarvi di questa, la Icom IC-F 3162, che è una ricetrasmittente che usiamo per la protezione civile, che fa ancora una cosa che non fa nessuno smartphone e neppure nessun cellulare del 1918, quella di permettermi di parlare con tutti i colleghi anche quando non c'è copertura della rete cellulare. Scherzi a parte, il mio dispositivo è Android, ma non mi considero né un fanboy di Android, né un fanboy di Apple, né ho qualcosa da ridire contro Apple, tutto il contrario. Oggi vorrei parlarvi del mio rapporto con gli smartphone, con quelli che sono gli smartphone Android e con quelli che sono gli smartphone Apple, e lo vorrei fare con pacatezza, senza lanciare una guerra, in questa puntata di Diario di Viaggio on the road, per cui cominciamo. Sigla! Prima di cominciare, visto che parliamo di un argomento nerd, vorrei presentarvi un amico che anche lui è un nerd, è un videomaker, è molto bravo e ha un canale YouTube che tratta dei contenuti molto interessanti su tre argomenti principali: l'ambito della cultura della tecnologia nerd, l'ambito della fotografia e l'ambito dei trucchi per i social, per quanto concerne YouTube e per quanto concerne Instagram. Lui è Efrem, il suo canale è EfremsTube, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, se non lo conoscevate andate e iscrivetevi, è veramente molto bravo e, come ripeto, sul suo canale troverete tantissimi contenuti interessanti. Efrem è anche molto molto attivo su Instagram, quindi vi consiglio di seguirlo anche su Instagram, chiocciola Efrem Lamesta, perché lì pubblica tantissimi contenuti interessanti, non solo per il contenuto in sé, ma anche per trucchi che applica sul contenuto. Infatti, il primo video che vi voglio segnalare riguarda proprio un modo particolare per creare delle fotografie da pubblicare su Instagram, degli effetti speciali, non degli effetti basati sui filtri che ti mette a disposizione Instagram, ma ritoccando un pochettino le fotografie per creare qualcosa di artistico. Ora, il caso specifico che vi presento è quello di costruire una foto con un effetto scintilla. Naturalmente non vuole essere questo video una guida come fare esattamente lo stesso effetto, bensì vuole essere l'idea di creare un punto di partenza, e mi piace molto questo discorso, perché ci sono moltissime guide su come realizzare degli effetti sulle fotografie per Instagram, che principalmente non sono una guida passo passo per realizzare una singola cosa, ma soprattutto un modo per instillare un'idea. Come è possibile creare qualcosa di originale su Instagram con pochi passaggi? Il video che vi presento oggi riguarda l'effetto Spark, creare una scintilla sopra una normale fotografia. Trovate il video linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, è molto interessante, è molto semplice, non richiede grossi passaggi, è una situazione che si può realizzare facilmente con Photoshop o anche con GIMP o con molti altri programmi, si tratta solo di fare pochi passaggi, appunto, e ottenere un risultato semplice eppure veramente molto funzionale, e può essere anche un'idea interessante per costruire qualcosa che attiri un po' l'attenzione su Instagram. Come dicevo, Efrem non si occupa solo di fotografie e di videomaking, si occupa anche di argomenti nerd, e ogni tanto lo fa anche facendo piccoli spacchettamenti di prodotti tipicamente nerd, o legati, non so, alla domotica, a situazioni di questo genere. La cosa che mi piace del suo modo di fare spacchettamenti non è semplicemente aprire la scatola, guardate, questo è il prodotto, fa questo, fa questo, fa quello, è molto bello, trovate il link per comprarlo in descrizione, ma mi piace il suo modo di fare delle analisi rigorose delle cose che va a spacchettare e, per esempio, pur mettendo in evidenza i pregi del prodotto, mette in evidenza anche qualcuno dei suoi difetti per
per cui può essere un'analisi interessante per chi stava pensando di prendersi questo oggetto da mettere sulla scrivania, in camera, in ufficio, da qualche parte. Può essere un oggetto molto bello da vedersi, ma sulla funzionalità forse c'è qualcosa da ridire. Sto parlando di una lampada a levitazione magnetica, quindi il secondo video che vi segnalo lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, lampada a levitazione magnetica. Seguitelo perché è molto interessante e, come ripeto, mi piace molto questo suo modo di fare le recensioni, che non vuole essere un gettare costantemente incenso su quello che sta spacchettando, ma analizzare obiettivamente e oggettivamente quello che ha ricevuto e vedere se effettivamente è utile per le sue esigenze. E infatti, parlando di un'analisi oggettiva e legandoci all'argomento del giorno, il terzo video di Efrem che vi voglio segnalare è la sua recensione dell'iPhone 11, che mi è piaciuta moltissimo. E sapete perché mi è piaciuta moltissimo? Perché rispetto a molte altre recensioni che sono realizzate da fanboy Apple, in cui comunque si nota che cerca di far vedere sotto una luce differente sia i pregi che i difetti, ho trovato la sua recensione molto semplice, eppure molto pulita e molto neutra, ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché trovo che fare una recensione particolarmente neutra, analizzare tutti i pregi e tutti i difetti di un determinato dispositivo mettendoli sullo stesso piano, possa essere un modo veramente professionale di recensire un prodotto. Quindi il terzo video che vi segnalo è un'analisi dell'iPhone 11 di Efrem. Non si tratta dell'iPhone 11 Pro, si tratta dell'iPhone 11 normale, non so come si chiama, credo si chiami semplicemente iPhone 11. Ve la lascio linkata sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Come ripeto, lui è Efrem, iscrivetevi al suo canale e seguitelo su Instagram, è veramente molto bravo e fa dei contenuti veramente molto interessanti, sia sull'ambito della tecnologia, sia sull'ambito degli argomenti nerd, sia sull'ambito delle produzioni video e fotografiche. Ci sono molti trucchi su Photoshop, molti trucchi di montaggio video, molte cose veramente molto interessanti. E veniamo all'argomento del giorno, parliamo un pochino di smartphone e parliamo un po' del mio rapporto con gli smartphone. Allora, cominciamo con una digressione nel passato, nel parecchio passato. Il mio primo smartphone, il mio primo device dedicato ad un uso professionale, non alla semplice telefonia, è stato un dispositivo che è arrivato sul mercato prima del primo modello di iPhone. Sto parlando del BlackBerry. E vi dico una cosa semplice, che vi dirà chiunque abbia già avuto un BlackBerry in passato. Tutti gli smartphone moderni sono sicuramente dei device molto interessanti, ma quando si parla di ufficio in mobilità, il BlackBerry non è stato un device per l'ufficio in mobilità. Il BlackBerry è stato IL device per l'ufficio in mobilità. Il BlackBerry era IL device per lavorare. Sicuramente i nuovi smartphone sono più veloci, sicuramente sono più performanti, ma quel livello di professionalità del BlackBerry, secondo me, ancora ci si stanno solo avvicinando. Scherzi a parte, poco tempo dopo che ho avuto il primo BlackBerry sul lavoro, il mio ex datore di lavoro mi propose di prendere l'iPhone. Era appena uscito il primo iPhone, lui l'aveva preso perché era un nerd, era un grande appassionato di tecnologia, si trovava benissimo, e mi fece la proposta: se vuoi ne prendiamo un altro e te lo assegno a te. Ma io misi le mani avanti: aspetta, prima di farmi levare questo telefono, sarebbe comodo poterci mettere le mani sull'iPhone per qualche giorno. Gli era arrivato il device per il fratello, ma il fratello l'avrebbe preso dopo una settimana. Io ho detto: prestamelo per 2-3 giorni, vediamo come mi trovo, posso essere io stesso a dirti ok, funziona, oppure ok, lasciamo stare. E meno male, perché l'ho avuto per le mani mezza giornata, gliel'ho restituì dopo mezza giornata. Il primo iPhone non aveva il copia e incolla, io sul BlackBerry dovevo soprattutto ricevere email con dei dati che dovevo riportare costantemente su un foglio di calcolo, su uno spreadsheet. L'ho presi alle 8, glielo riportai a mezzogiorno: guarda, tienitelo, lascia stare prima che lo tiro contro il muro, che è una giornata che devo mettere i dati manualmente perché non c'è il copia e incolla. Cioè, all'epoca il primo rapporto che ho avuto con l'iPhone è stato: l'iPhone mi sembra la versione messicana del BlackBerry non iscritta al sindacato. E per una volta fatemi fare lo youtuber, un like se avete colto la citazione, dai! Comunque, al di là di questo, piano piano la situazione nell'ambito dell'iPhone e nell'ambito degli smartphone in generale è cambiata, sono cambiate molto le cose, la tecnologia si è evoluta, e piano piano io ho cominciato ad avvicinarmi un po' di più al mondo Apple con interesse. Il mio rapporto con i device in mobilità è abbastanza semplice. Quello che mi interessa è che il device faccia ciò
di cui ho bisogno io. Se il device fa ciò di cui ho bisogno io, mi sta benissimo. Se tu hai un altro device, hai delle esigenze, e per le esigenze che hai ti trovi benissimo con quel dispositivo, ti va benissimo, funziona, fa quello che ti serve, a me va benissimo, è ok, non c'è niente di male, quindi non vedo un motivo per scatenare una guerra. No, è meglio Android, no, è meglio Apple, no, è meglio il Nokia 3310, no, è meglio il Motorola 8700 International, no, è meglio la ricetrasmittente della protezione civile. No, è meglio che ognuno abbia la possibilità di scegliere qual è il device con cui si trova meglio e possa utilizzare quel device. Io sono felice di questo. Non vedo un motivo per scatenare una guerra Apple versus Android versus non lo so che cosa. Ed ecco quindi la mia domanda. Voi che cosa mi dite? Qual è il vostro smartphone? Avete un Android? Avete un Apple? Avete, non lo so, un Nokia 3310? Avete un telefono con il filo che vi portate appresso con una prolunga di chilometri perché non volete un dispositivo in mobilità? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Ditemi un po' se siete appassionati del dispositivo che ho utilizzato, se semplicemente, come me, pensate che se il dispositivo va bene per la persona che ce l'ha, se la persona si trova bene, non c'è bisogno di scatenare una guerra, oppure no, il dispositivo migliore dell'universo è un Android, oppure un Apple, oppure è il Motorola 8700 International, oppure è la Ikomi CF3162. Non lo so, di nuovo, parliamone, ditemi un po' che cosa ne pensate. Bene, con questo vlog spero di essere riuscito a farvi conoscere un canale interessante, ma soprattutto riuscito a farvi capire che, per quanto concerne la tecnologia, la possibilità di avere una grossa libertà di scelta dovrebbe essere vista positivamente e non negativamente per creare una guerra tra differenti device. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, che funzionano su molti device differenti. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E quello arriva indipendentemente dal device che state utilizzando per guardare questo video, ed è uguale per tutti, tranquilli. E migliora ogni anno come buon profumo, però è sempre lo stesso, non è che con un device viene migliore e con l'altro device viene peggiore. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi sul diario di viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!